Si estendeva davanti al trono un mare vitreo dell'apparenza di cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono v'erano quattro viventi, pieni di occhi davanti e dietro. Ora il primo vivente era simile al leone, il secondo vivente era simile a vitello, il terzo vivente aveva aspetto d'uomo e il quarto vivente somigliava ad un'aquila in volo. In mezzo al trono e intorno al trono v'erano quattro viventi, pieni di occhi davanti e dietro. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani, vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo.
e vidi nella destra di colui che siede sul trono un libro scritto dentro e sul retro, sigillato con 7 sigilli. Dopo ciò vidi 4 angeli che stavano ritti sui 4 angoli della terra a trattenere i 4 venti della terra affinché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su albero alcuno. Poi vidi un altro angelo salire dall'Oriente con il sigillo del Dio vivente. Questi gridò a gran voce ai 4 angeli incaricati di recar danno alla terra e al mare: non recate danno alla terra, né al mare, né agli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. Dopo ciò vidi 4 angeli che stavano ritti sui 4 angoli della terra a trattenere i 4 venti della terra affinché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su albero alcuno. Thank you.
Non recate danno alla terra, né al mare, né agli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. Quindi udì il numero dei segnati. 144.000 furono segnati da ogni tribù dei figli di Israele. All'apertura del settimo sigillo si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. Quindi vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe.